mi è venuto fare, mi è dispiaciuto un po', perché conosco Padre Maurizio e so che assolutamente non era tua intenzione offendere nessuno. Però approfitto di questo per rivolgermi a tutti voi, che ancora prima di rappresentare delle istituzioni, siete dei cittadini, siete dei padri, siete delle madri, e vi vorrei soltanto far immaginare quale può essere l'offesa che noi subiamo da decenni a questa parte, tutti i giorni, quando siamo costretti a chiuderci nelle nostre case perché non possiamo respirare, quando camminiamo e nelle nostre periferie e vediamo le nostre terre violentate continuamente. Queste sono delle offese comunque gravissime, e noi cittadini stiamo dimostrando un grandissimo esempio di civiltà, secondo me, canalizzando ancora una volta tutta questa rabbia verso delle azioni comunque positive. No? Noi come cittadini facciamo civilmente oggi la nostra parte, che è quella di individuare per noi dei responsabili e di querelarli. Per cui la settimana prossima noi presenteremo una denuncia e speriamo che anche la magistratura, possa fare il proprio lavoro e quindi individuare, ripristinare la legalità sui nostri territori facendo il proprio lavoro e magari individuando i colpevoli a tutti i livelli. Immaginate anche che tipo di offesa possiamo, noi subiamo quando sentiamo le dichiarazioni del ministro Balduzzi che dice, senza però mostrare degli studi, dice che molto probabilmente nelle nostre terre si muore, noi ci ammaliamo di tumore perché abbiamo dei cattivi stili di vita. Questa per noi è un'offesa comunque molto grave. E sempre civilmente il Comitato ritiene opportuno leggere in questa sede la risposta proprio al ministro Balduzzi, perché ci dà anche un'ulteriore occasione per ribadire ancora una volta quelle che sono le nostre posizioni. Abbiamo seguito con attenzione l'intervento della puntata del 13 ottobre 2012 ad Ambiente Italia su Rai 3 del ministro della Salute della Repubblica Italiana, dottor Balduzzi. Il ministro della Salute della Repubblica Italiana non deve, per il ruolo che ricopre, farsi guidare nelle sue affermazioni dal buon senso, ma deve, per poter esprimersi compiutamente, aspettare riscontri oggettivi e scientifici. E a noi risulta che è scientificamente provato che l'incendio di plastica, copertoni, eccetera, immette nell'aria aria che respiriamo, diossine, furani, PCB, contaminando con la ricaduta terreni, falde acquifere e i prodotti dell'agricoltura. Con tanta precauzione il ministro fa intendere che sembrerebbe che gli studi portati avanti dalla sua commissione di esperti escluderebbe correlazione tra patologie tumorali e roghi di materiali tossici, e allo stesso tempo con altrettanta precauzione, non citando alcuno studio, fa intendere che molto probabilmente l'aumento di patologie tumorali legato ad una generica e sfavorevole condizione ambientale è insalubri quanti misteriosi stili di vita, affermazione quest'ultima tanto generica da far tornare alla memoria le farneticazioni lombrosiane. Riteniamo quindi ambigue ed inaccettabili le parole del ministro in considerazione soprattutto del ruolo istituzionale ricoperto. Abbiamo l'impressione di assistere, nel quasi totale silenzio della politica che siede in Parlamento, al tentativo di voler mettere la testa sotto la sabbia per non dover ammettere le responsabilità delle istituzioni e trovando politicamente ed elettoralmente più conveniente incolpare della situazione le stesse vittime, presentandole come sporche, brutte e cattive. A tali vittime opinione pubblica si spera si risparmieranno future sceneggiate di professoroni con le loro ricche fondazioni, in considerazione soprattutto del fatto che è uno spettacolo a cui abbiamo già assistito in altre occasioni. Chiediamo pertanto che il ministro Balduzzi riferisca in Parlamento quanto prima relativamente alle sue affermazioni e in merito ai risultati delle sue indagini, consentendo in quella sede il contraddittorio con i tanti tecnici e scienziati nazionali e internazionali che ad oggi si sono resi disponibili a far valere le ragioni dei cittadini. Abbiamo bisogno della verità per salvaguardare almeno la salute dei nostri figli. Come cittadini siamo e ci sentiamo responsabili di una sola grave colpa, quella di aver delegato in questi decenni ad una classe politica che si è rivelata incapace di tutelare e salvaguardare dallo scempio il nostro territorio e con esso la salute di noi tutti. Con questa consapevolezza ribadiamo e sosteniamo l'appello alla comunità scientifica del professor Antonio Giordano.